che ci cambiamo un attimo gli strumenti. Viva Milano, lo so perché, ragazzi, mi dà un caldo, mi sa che sono l'unico milanista, come ci ho detto prima. Sulla sciarpettina del Milan a luglio, non è mica vita Coppa dei Campioni, eh. È colpa nostra se ognuno c'ha le sue croci, cioè... Basta, cambiamo discorso. Allora, visto che... bambini! Esatto, che è la festa dei bambini. Vi leggo, no, volevamo leggervi una cosa che è successa un paio di mesi fa qui a Cernusco sulla Viglia, ma probabilmente di più non sanno. C'è una bambina di 13 mesi, si chiamava Raquel. La notte del 3 marzo del 2010 aveva attacchi di vomito, è stata trasportata al pronto soccorso dall'Uboldo a Cernusco sul Naviglio. Il medico di turno l'ha visitata in 6 minuti e l'ha dimessa prescrivendo 3 farmaci. Le medicine non hanno fatto effetto e alle 2 di notte il papà torna al pronto soccorso dove gli dicono: la bambina ha la tessera sanitaria scaduta, non possiamo visitarla ancora o ricoverarla. E Raquel adesso non è più con noi, quella notte lì ci ha lasciati. Questa cosa qua non va bene secondo noi. Cosa che tocca dentro, eh? Cioè, ci chiediamo cosa deve succedere ancora prima che ci rendiamo conto di quello che avviene qua sotto i nostri occhi, in questa città che è stata di Sant'Ambrogio, che è stata di Beccaria, e dove adesso si lascia morire i bambini di 13 mesi perché il papà non c'ha il documento. E abbasso il razzismo, viva l'amicizia! Egalité, l'égalité, le balle, ostia. Grazie.